Sempre più produttori all'interno del panorama dell'FPV si stanno concentrando sui cosiddetti cinevo, per cui pioniere, come probabilmente molti di voi già sapranno, è il Beta 95. Questo un po' perché effettivamente è la moda del momento e anche un po' perché le regolamentazioni per i droni sopra i 250 grammi stanno diventando sempre più stringenti. Qui sul mio canale ne abbiamo visti diversi, abbiamo visto gli HOM FPV Wingsuit, Wingsuit S, abbiamo visto l'UMA 95X e addirittura un autocostruito che ho pubblicato solo qualche tempo fa. E oggi voglio parlarvi di lui, il JEP RC Cinelog 25. Si tratta di un 109 mm, chiaramente pusher come tutti i Cinewhoop moderni, in grado di portare su Hero 6, Hero 8 e SMO 4K. Lui effettivamente mi è piaciuto, però non è esente da piccoli difetti che chiaramente vi dirò all'interno di questa recensione. Quindi cominciamo! Prima di entrare nel dettaglio della recensione voglio farvi vedere gli accessori extra che arriveranno con il vostro Cinelog 25, oltre ovviamente a quelli che sono già montati e che vi farò vedere nel corso di questa recensione. Arriverà infatti un tappetino per la batteria aggiuntivo che andrà posizionato chiaramente al di sotto del lipo strap. Arriveranno queste antennine che potrete utilizzare se usate riceventi come ad esempio la RXSR o comunque riceventi FR Sky o Fly Sky. Eliche di ricambio di 63x5, le classiche Genfan con i quali tutti i Cinewhoop vengono spediti ultimamente, un landing pad in schiuma aggiuntivo che va nella parte sotto del frame, poi vi faccio vedere in che senso, due lipo strap di lunghezza differente da adattare alle batterie che andremo ad utilizzare. C'è poi, volendo, anche questa brugolina, ma se avete i vostri attrezzi, ecco, probabilmente non vi servirà. Andiamoci adesso a concentrare sul drone, vedendo quelle che sono le sue caratteristiche e poi a capire effettivamente come si è comportato durante questi giorni in cui lo sto testando. Sì, è vero, siamo in zona rossa, non ho potuto fare grandi cose, ma comunque l'ho provato sia in condizioni di vento molto forte che in condizioni di assenza di vento, e devo dire che con i PID con i quali viene spedito lui vola davvero molto bene in quasi tutte le situazioni. Certamente, se volete migliorarlo ancora, vi consiglio di andare a metterci le mani, ma per quelli che sono gli scopi di recensione io ho soltanto impostato i miei rates. La prima cosa che salta all'occhio osservando questo drone è il fatto che è leggermente più grande di un Beta 95 o di un Wingsuit S. Infatti lui è un 109 mm da motore a motore, e questo si traduce chiaramente in una maggiore stabilità anche in condizioni chiaramente di vento e anche in un maggior spazio, come vedremo dopo, tra i duct e l'elica. Questa cosa effettivamente potrebbe essere positiva a livello di gestione delle turbolenze, ma negativa in termini di guadagno, tra virgolette, della configurazione pusher. Come qualcuno di voi ben saprà, le eliche intubate hanno proprio il vantaggio di migliorare leggermente la spinta del mezzo, e in questo caso chiaramente andremo a perdere questo vantaggio. La cosa che però guadagniamo è anche una maggior resistenza se urtiamo degli ostacoli. È vero che il drone viene spedito con questa gomma piuma già preapplicata, ma se voi avete avuto altri mezzi come ad esempio il Beta, saprete che i duct, come state anche osservando adesso, sono leggermente morbidi, sono in materiale plastico, ma comunque si deformano se prendete una botta. In questo caso, con i due circa millimetri che ci sono tra la pala e il duct, eviterete di rimanere incastrati o comunque di cadere. Ve lo dico perché mi è successo con il Wingsuit S di andare a colpire un piccolo rametto e di vedere il drone precipitare senza alcun tipo di senso. Con questo fortunatamente non ho avuto problemi di schianto, non ci ho neanche provato, ma mi sembrerebbe realizzato meglio sotto questo punto di vista. Frame più grande, chiaramente parte in carbonio più grande e sistema di ammortizzazione delle vibrazioni decisamente più importante rispetto a quello che troviamo sul Beta V3 o sul Wingsuit prima versione. Infatti abbiamo addirittura 6 gommini che vanno a gestire appunto la rimozione delle vibrazioni e quindi la stabilizzazione quando andremo ad utilizzare Real Steady. La parte in carbonio riprende tantissimo quella che abbiamo visto anche su Wingsuit S, quindi questa forma monoblocco che va poi ad abbracciare i vari duct, sulla quale andremo a posizionare la batteria in questo modo, quindi lateralmente, o toilet tank come si dice
in inglese. Sulla parte frontale, come vi ho già detto, è possibile andare ad ospitare una Hero 6 Naked, Hero 8 o addirittura una Smok 4K attraverso questo sistema e ovviamente il mount in TPU, anche se non sembra stampato poi così bene, vi arriverà all'interno della confezione. Prima vi ho detto che i gommini erano 6, in realtà sono 5 perché nella parte anteriore è presente questo mount per la Nebula Pro. Chiaramente il TPU andrà leggermente a smorzare le vibrazioni esattamente come fossero questi gommini, anche se come state osservando c'è qualche millimetro che lo separa dalla parte interna dei duct. Dalla parte posteriore esce ovviamente il connettore XT30 che andremo ad utilizzare con le nostre batterie e anche l'antenna che è inserita all'interno di un mount stampato in TPU che però ha un paio di difetti pure abbastanza importanti. Da un lato vediamo che si va a muovere, quindi se andremo ad esempio a crashare troveremo la nostra antenna completamente spostata e dall'altro lato abbiamo due buchi qui che sono quelli che tra virgolette ospitano le cannule che vi ho fatto vedere che sono contenute all'interno della confezione. Quindi se noi volessimo andare a montare un Immortal T come io ho fatto dovremmo inventarci una soluzione differente. Vi faccio quindi vedere come ho fatto io, ma potete anche procedere tranquillamente disegnandovi una stampa 3D o trovando e adattando qualcosa che è presente per il beta all'interno di Thingiverse. Questa è la soluzione che io ho messo in atto, quindi esattamente come ho fatto per il Wingsuit ho posizionato la mia Immortal nella parte superiore e l'ho ancorata al telaio qui nella parte in carbonio con due semplici fascette. Visto che c'è questo occhiello presente sul telaio ho detto vabbè, non c'è alcun tipo di problema, infiliamo l'Immortal verticalmente, quindi la infiliamo all'interno della stampa che tiene l'antenna e poi ci attacchiamo due fascette. Devo dire che come state vedendo non si muove, non dà fastidio, il range è molto buono, quindi vi consiglio di optare per una soluzione come questa. La peculiarità di questo frame rispetto a tutti quelli dei microdroni che abbiamo visto fino ad oggi è la presenza di questi standoff che vanno a sostenere la parte diciamo sottostante al telaio e poi quando lo apriamo vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Quindi dal top plate attraverso queste viti si attaccheranno agli standoff molto molto fini chiaramente ma danno una rigidità maggiore rispetto ad altri Cinewhoop e poi il bottom plate che al di sotto di questo landing pad è in carbonio, cosa davvero molto buona. Chiaramente se non attaccate questo e andate a toccare quando la Caddx sta lavorando a 1W2 vi posso assicurare che ne rimarrete abbastanza scottati, perdonate il gioco di parole. Come ho detto quindi il drone all'interno ha una Caddx Nebula Pro esattamente come il Wingsuit S e esattamente come il Wingsuit S devo dire si vede bene, va davvero molto bene, però rispetto a quest'ultimo devo dire che l'antenna è decisamente di basso livello. Non capisco perché non sia stata messa l'antenna originale o comunque un'antenna di maggior qualità, perché questa di JepRC devo dire che va veramente malino o comunque ha delle prestazioni inferiori in penetrazione rispetto al Wingsuit S. Provati nelle stesse condizioni questo va leggermente meno, non chiedetemi perché, secondo me appunto il problema è proprio lei. Se lo mettiamo in questa posizione possiamo osservare i motori. JepRC ha deciso di mettere dei 1204 da 3750 kV, quindi dei kV molto più bassi rispetto alle controparti come ad esempio il Wingsuit S che ha dei 4005 ma ha dei 1404. Quindi cosa posso dire? Con le pentapala in questo caso va abbastanza bene. Dico abbastanza perché se ci voliamo in questa configurazione, quindi senza montare la nostra Naked, lui va davvero divinamente, sempre molto pronto, deciso e effettivamente anche grazie ai PID vola molto bene. Quando poi andiamo a metterci una Naked, lui sembra leggermente sottodimensionato. Ha comunque potenza da vendere, non è che ci sia da lamentarsi, però ho notato che come potenza bruta rispetto ad altri mezzi che io utilizzo solitamente è un po' più moscetto. Questo si traduce da un lato in una maggior manovrabilità quando andiamo a volarci indoor, infatti indoor va davvero molto bene, ma si traduce in un po' meno di resistenza quando abbiamo il vento forte e rafficato. Quindi sì, fuori ci volate, io ci ho volato e ve lo consiglio,
però ecco, ci sono soluzioni migliori. Se prendete solo il telaio, cosa che magari vi consiglio, ci buttate dei 1404 con 4000-4500 kV e andate 100 volte meglio. Lui mi è arrivato nella versione PNP, quindi senza la ricevente, e devo dire che mi ha fatto, tra virgolette, smadonnare parecchio per andarla ad inserire. Infatti, contrariamente alle dimensioni maggiori, non c'è dimensione maggiore al suo interno, perché questo sistema che adesso vi vado a far vedere per montare la CADX Vista occupa un sacco di spazio. Quindi guardate la ricevente dove l'ho dovuta incastrare, praticamente tra l'elettronica e un duct, e effettivamente se non avessi fatto alcune prove neanche ci sarei arrivato. Ho visto quelli Bind and Fly che vengono spediti direttamente da JRC, la mettono qui tra i duct, cosa orribile, scomodissima e anche molto rischiosa. In questo caso problemi non ce ne sono, perché la mettete davanti, fate passare l'Immortal T fino alla parte posteriore e quindi andate tranquilli. Se adesso io vado a rimuovere queste vitarelle, vi faccio vedere come si monta il tutto, vi faccio anche vedere l'elettronica al suo interno. Lui era arrivato chiaramente saldato per utilizzare la ricevente interna alla CADX e io ci ho messo il Crossfire. Rimuoviamo la seconda vite e vi faccio anche vedere il sistema di standoff, che secondo me è vincente rispetto ad altri Cinepop, perché dona una rigidità del telaio non indifferente. Non so se andare ad acquistare un altro telaio di questo genere addirittura e andarci a trapiantare l'elettronica che ho su altri mezzi. Ecco, devo prendere una decisione. Non ho ancora deciso se mi piace più o meno rispetto al Wingsuit S. Sicuramente a impatto estetico sembra una cosa leggermente più organizzata e fatta meglio, però quello che a me interessa molto spesso è la potenza bruta e la resistenza al vento, specialmente quando si fanno lavori in esterna. Manca ancora un po' di questa vite, voilà, la rimuovo, se no la perdo subito. E questo è il sistema che loro si sono inventati. Praticamente su questa piastra di carbonio, voilà, loro hanno attaccato la CADX Vista. E quindi voi basta che levate queste quattro viti e avete accesso al flight controller. Flight controller che, come state osservando, è una F4 IO con ESC da 20A, esattamente come la VUP di iFlight che avevo sull'Umma 95. Queste mi sembrano tutte schede identiche, semplicemente rimarchiate. Ha moltissime porte UART, questo lo devo ammettere, perché non so se ci fate caso, ma qui da questo lato è presente una UART libera, eccola qua. E devo dire è davvero ben saldata da parte del produttore. State osservando tutte le saldature sugli ESC, non c'è assolutamente da lamentarsi. L'unica cosa di cui mi lamento è la scomodità eccessiva nell'andare ad effettuare delle saldature. Infatti, per andare a mettere quella Nano RX sono diventato matto, ragazzi, completamente fuori di testa. Ho dovuto tirar fuori la scheda perché dentro avrei rischiato di bruciare completamente i duct. Quindi non vi consiglio di fare questa operazione da scheda montata. Ci sono quattro dadi autobloccanti, qui basta svitarli, la tirate un po' fuori e fate le cose con calma. Probabilmente avrei inserito all'interno di questo drone una scheda plug and play per il digitale invece di fare tutto questo a crocco, ma va bene così. Vi faccio una segnalazione, la CADX arriverà già attivata, quindi non vi dovete preoccupare, ma non arriverà aggiornata. Quindi vi basterà sfilarla, collegarla con la porta USB tipo C e avete fatto. Per quanto riguarda invece PID, come ho già detto, lui è perfettamente PIDato, anche bene, quindi mettetevi i rails e andate a volare tranquillamente. Da questa posizione poi vedete anche gli standoff, che sono classici, tipo quelli che trovate sui 5 pollici Cinesoni, ma più piccoli e chiaramente adattati a questo genere di configurazione. Vado a richiuderlo e vi parlo di un'altra cosa che mi è piaciuta riguardante la porta USB di questa scheda, perché è davvero ben raggiungibile con il nostro cavo. Vi ho detto che era posizionata bene e guardate infatti dove sta la nostra porta.
Con un qualsiasi cavetto micro USB potrete andare a collegarla e non avrete problemi. E vi posso assicurare che ogni volta con questi micro droni è praticamente un incubo. Gli occhi più attenti avranno poi notato questo cavettino che fuoriesce dal drone. E sì, è esattamente quello che state pensando, il cavo di alimentazione per la Hero Naked. Io l'ho provato con la Hero 6 e il back di Beta FPV e lui è perfettamente compatibile e funziona chiaramente alla perfezione. Anche questo mount di Jeep RC, che come vi ho già detto è stampato un po' alla cavolo di cane o membro di segugio, decidete un po' voi, anche come sistema qui per andarlo ad orientare, vi danno questo dadino che non è nient'altro che un press nut probabilmente avanzato da qualche linea produttiva e una vite, però c'entra, ecco, quindi avete la compatibilità, avete la parte posteriore dove potete andare ad attaccare il plug e problemi non ce ne sono. Prima di passare quindi a vedere qualche test di volo, vi ripeto quello che è il concetto base secondo me dietro a questo mezzo. Lui sembra davvero di una categoria superiore dal punto di vista della qualità costruttiva, ma rispetto a tante altre soluzioni autocostruite o soluzioni come il Wingsuit S, lui ha un po' meno potenza. Io forse preferisco un quad meno rifinito dal punto di vista estetico e un po' più ignorante per quanto riguarda le prestazioni. Comunque, come vi ho già detto e come vedrete, lui vola bene, è pedato molto bene e mi è sinceramente piaciuto, quindi lo promuovo, non vi dico a pieni voti, ma comunque un bell'otto glielo do. Se non avete altri Cinewhoop, se è il vostro primo drone, effettivamente potrebbe essere una buona scelta, anche perché il brand fa prodotti di qualità più o meno elevata ormai da molti anni, è all'interno del panorama FPV da tantissimo tempo e quindi secondo me è un segno di garanzia abbastanza importante. A seguire vi lascio un po' di footage per quanto appunto sono riuscito a fare con questo mezzo, uno in condizione di vento spinto, ragazzi c'erano almeno 45 km di vento e questo mi segnalava l'applicazione Windfinder per lo smartphone, il secondo semplicemente girando per il cortile del mio condominio in una giornata di sole qui a Roma e senza particolare vento, ovviamente stabilizzati. Andiamo!
Chiaramente se io dovessi andare a dirvi meglio comprare questo o un qualsiasi altro Cinewhoop sarebbe una domanda leggermente scomoda. Quello che però posso dirvi è che, come avete visto anche voi, a livello diciamo di presentazione questo Cinelog 25 è davvero molto buono e sembra quasi un drone di categoria superiore. A livello prestazionale però, se dovessi andare a confrontarlo con un Wingsuit S, direi che c'è qualcosina in meno, nonostante, come vi ho detto anche all'interno del video, i PID di questo drone siano praticamente perfetti. Quindi per scegliere un Cinewhoop adatto alle nostre esigenze dobbiamo tenere in considerazione vari aspetti. Ma questo, ragazzi, è un altro video. Quindi se volete rimanete sintonizzati qui sul canale, mettete un bel like a questo video e lo farò uscire tra pochissimo tempo. Io vi saluto e vado a volare. Ciao a tutti, è Nicolò o Giacas FPV.